approfondire ancora di più queste tematiche. Bene, ciò detto, passiamo al successivo appuntamento previsto dal nostro palinsesto, Già al volo, che è al volo. Sì, resta in collegamento Gianni eh? e Vabbè. colleghiamoci con Luigi Mazzotta, che è il segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli ed è anche componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Luigi dovrebbe essere in attesa, ecco, il collegamento con Luigi dovrebbe essere attivo. Luigi, ci sei? Ciao Buonasera. Ciao Luigi, come va? Luigi. Mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro, Luigi, benissimo. Ciao Luigi. Buonasera a voi. Tu ci Ciao senti bene, Luigi? Luigi. Sì, io mi Sì. sento bene. Luigi, però ci devi sentire via Skype, non via Web TV, perché io sento un ritorno dalla Web TV. Come mai? Luigi, però ci devi Devi sentire. levare l'audio alla Web TV, devi fare la crocetta su dove sta l'icona In basso a sinistra, in dell'altoparlante. basso a sinistra. Devi togliere sempre l'audio dalla Web TV, ci sentiamo, comunichiamo via Skype. Bene, Luigi, è stata una giornata, una settimana, anzi non solo una settimana, almeno le ultime 2 settimane, da parte dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, di grande mobilitazione. Questa grande mobilitazione è culminata con la manifestazione che si è svolta venerdì scorso, appunto il 24 giugno, davanti al carcere di Poggio Reale. Penso che tu abbia tante cose da raccontarci. A te la parola, la lascio la conduzione a Gianni Colacione, io interverrò quando vi saranno delle domande della chat. Sì, Luigi, allora va bene, appunto, Roberto ci ha dato il là su questa manifestazione, su questo evento che avete organizzato. Intanto magari se ci puoi in via, diciamo, preliminare introdurre un pochino com'è questa vostra associazione, questa nostra associazione localizzata a Napoli e poi appunto ci parli appunto di questa iniziativa. Allora, ragazzi, io sento un grosso ritorno. Ma mi hai Ecco, sentito? ora è finito il tuo intervento. Sento pure la mia voce Allora, che Gianni, dimmi. scusami, Luigi, il problema è che hai la Web TV aperta. Allora, o chiudi la pagina del browser con la Web TV o escludi l'audio della Web TV. Allora, io escludendo l'audio. Cioè, disattivo. In basso a sinistra tu vedi la Web TV, giusto? Stai guardando? Disattiva il tuo microfono. No, non No, devi il disattivare. microfono, dove sta l'icona dell'altoparlante? Dove ci vedi l'immagine? Chiudi la Web TV. Fai così, tanto dobbiamo parlare via Volume? Skype. No, devi chiudere la Web TV. La camera, chiudo il video. No, 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 Luigi, devi usare solo Skype. Chiudi Internet Explorer, Firefox, quello che c'hai aperto, chiudilo. Io sono aperto sulla web TV radicale. Devi chiuderla. Quella la devi chiudere. Ok, O ora ho la chiuso. chiudi o escludi l'audio. Ci senti, Luigi? Sì, adesso sì, Ok, adesso. allora ricordati, per le prossime volte bisogna sempre escludere l'audio della Web TV o chiudere il browser. A voi la parola. Allora, non so se mi hai sentito, ti rifaccio la Sì, domanda. posso Ah, partire vabbè, allora subito. vai, vai, vai. Ok. Sì, perché c'è stata questa manifestazione a cui hanno aderito anche, diciamo, una parte dei partiti politici. Qui a Napoli c'è stata la presenza dell'ex consigliere regionale del Partito Democratico, che io sinceramente non conoscevo, l'ho conosciuto, non ricordo neanche il nome, non me lo sono neanche segnato. E poi c'era la presenza dei laici socialisti, c'è stata la presenza dell'associazione Antigone, ma diciamo che a me soprattutto mi ha rinfrancato, come dire, in questa mobilitazione straordinaria che ci ha tenuto impegnati dalle 7 alle 9 del mattino. Per 10 giorni la presenza delle famiglie dei detenuti che sono state lì a manifestare con noi. E
ed è stata, diciamo, veramente una manifestazione che ha voluto rappresentare un rilancio della nostra campagna, diciamo, di mobilitazione straordinaria, in quanto noi, parlando con i parenti dei detenuti, veniamo a conoscenza di tante notizie, di tanti disagi, di tante sofferenze che minimamente riusciamo a capire per quello che riguarda l'interno dell'inferno del carcere di Poggio Reale. Quindi la presenza importante per noi è quella di aver aperto un fronte di dialogo, di apertura con le famiglie che hanno aderito, devo dire, dalla prima mattina del venerdì l'altro, ai digiuni che si sono regolarmente alternati nei giorni successivi. E pensate che nel giorno della manifestazione, venerdì, ci sono stati 89 persone che hanno aderito a una giornata di digiuno. E questo è un grosso risultato, perché del resto c'è da dire che in genere tutte le nostre iniziative che facciamo sempre a Napoli, sul territorio, che riguardano anche altre battaglie nostre radicali, in genere non ci vengono assolutamente calcolate. Abbiamo avuto almeno la possibilità di avere un minimo di riscontro e di riapertura al dibattito, anche in occasione di questo sciopero della sete che ormai andava avanti da 4 giorni, di Marco Pannella. Dopo la lettera del Presidente della Repubblica ci ha dato questo slancio per poter continuare ad organizzarci nella prossima riunione che noi terremo mercoledì qui a Napoli, al locale Intramenia, perché vogliamo continuare a vivere questa sofferenza e queste ingiustizie con le famiglie dei detenuti. Per cui io credo che molto probabilmente ci aspettiamo anche una loro presenza alla riunione di mercoledì, una loro delegazione, di modo da poter riprendere e incalzare su questa battaglia che riguarda i digiuni che credo dovranno continuare, queste manifestazioni che dovremmo organizzare la mattina sotto al carcere di Poggio Reale per continuare a dare conforto e organizzarci con loro per vedere che cosa si potrà fare. Allora, ascolta Luigi, ti volevo chiedere una cosa. Non so se con l'Associazione per la Grande Napoli abbiate partecipato a qualche visita carceraria a seguito dei deputati, degli eletti radicali nelle loro visite rispettive. Volevo soltanto sapere se tu potevi darci qualche dato. Intanto, Poggio Reale, da un punto di vista proprio materiale, che tipo di costruzione è, se è antica, moderna, recente, se è una vecchia costruzione, e se appunto hai qualche dato inerente la situazione appunto interna di presenze, il sovrannumero, gli esuberi, sì, esuberi, insomma, il sovrannumero e la situazione che conosciamo benissimo, su cui anche Pannella questi giorni è stato molto attivo col suo digiuno. Allora, guarda, noi sappiamo che la struttura di Poggio Reale è una struttura vecchissima, antiquata, dove all'interno ci sono anche perdite, se vogliamo, umidità, insomma, c'erano delle persone che ci dicevano che ci sono alcuni padiglioni che in questo periodo erano senza acqua, quindi non potevano neanche lavarsi i detenuti. Poi c'era qualcuno che ci diceva che dentro il dentifricio c'è un commercio di vendita, si vendono tanti articoli, dentifrici, spazzolini, insomma tutto come se ci fossero delle attività commerciali all'interno. Dentifrici che si vendono a 3 euro, 4 euro, insomma ci sono prezzi assurdi. E chiaramente c'erano pure delle persone che ci dicevano che, logicamente, cose che noi sappiamo, è che del resto all'interno c'è una vendita un po' di tutto, anche di droga. Molte persone dicevano che avevano i figli rinchiusi per piccoli traffici di stupefacenti, e sicuramente, insomma, le persone fuori ci hanno raccontato e ci hanno fatto capire che Poggio Reale
è un carcere che va totalmente chiuso, perché non può andare avanti in queste condizioni. E noi anche, insomma, facendo le visite, anche Rita Bernardini c'è stata tante volte, cioè loro sono al corrente di queste cose di cui purtroppo non si viene a sapere tra l'opinione pubblica. Cioè questi carceri sono dei lager, e addirittura ho sentito parlare che c'era qualche caso che quando uno si lamenta, per esempio, che ha un mal di denti o un mal di testa, non lo so, un qualsiasi malore, addirittura lo prendono e lo portano in qualche posto là dentro e lo riempiono di botte. Cioè noi non sappiamo nulla di tutti, diciamo, questi disastri a livello psicologico che riguardano sia i detenuti, sia i poliziotti penitenziari, sia gli psicologi e tutte le categorie che poi sono delle categorie. Guarda, ti volevo interrompere un attimo perché nella nostra chat abbiamo Mass84 che praticamente ti ha prevenuto mentre raccontavi e appunto ti vorrei chiedere se era il caso di parlare di lager anziché di istituto penitenziario e questo tu ci hai detto spontaneamente senza ancora conoscere la domanda e anche se ci potevi parlare, se potevi, del sistema di terrore che vige all'interno e anche di questo ci hai accennato. Evidentemente è un qualcosa e A74 accenna anche a squadre speciali interne Sì, e quindi va praticamente bene. ci deve essere una tensione. Sì, Giovanni, noi queste notizie, diciamo, riusciamo a recepirle perché la mattina noi stiamo fuori al carcere e c'è una fila interminabile di persone che arrivano e stanno lì dalle 4 del mattino per andare a fare la visita. Molti hanno i bambini piccoli in braccio, le buste in mano, insomma, sembrano veramente non sembrano degli esseri umani. Stiamo parlando dei parenti dei detenuti. Allora figuriamoci un poco all'interno che cosa debba esserci lì. Io non ho visitato il carcere di Poggioreale e non posso dirvi delle cose che io non ho visto, insomma, come è composto il carcere, però tutto questo è stato abbastanza, diciamo, denunciato Ma ci sono dall'associazione. anche dei bracci al 41 bis? Che E credo di tu sì, sappia. forse. Perché Comunque in quel caso, io quando ci sono le visite, so che le rare visite che possono ricevere, ci allora sono io anche i familiari che devono subire delle perquisizioni corporali, che insomma ho sappiamo visitato il che. carcere di Secondigliano ad agosto dell'anno scorso, che è un carcere di massima sicurezza dove ci sono persone che devono scontare pene altissime, ergastolo, insomma, di 30 anni. Però ti posso dire, il carcere di Secondigliano, anche quello è un carcere, diciamo, tosto, no? Dove anche lì, insomma, ci saranno situazioni allarmanti. Però dal punto di vista di sovraffollamento, io ti posso garantire che sono quelle delle celle dove entrano massimo 2 persone, hanno il bagno e quindi, insomma, anche la doccia, non in camera, però ce l'hanno per ogni. Ma il problema è Poggioreale grosso, perché nel carcere di Poggioreale vengono poi portati tutti questi che vengono buttati lì in attesa di giudizio. Noi sappiamo che il 40% di tutti i detenuti che è in attesa di giudizio risulteranno innocenti. Per cui, pronto? Io ti sento. Pronto? Sì, per cui voglio Vai. dire, dal momento in cui queste persone, questi detenuti risulteranno innocenti, a questo punto bisogna intervenire, perché è un'occasione per svuotare una parte di detenuti dalle carceri e quindi ridare almeno un segnale, un minimo di legalità che si possa riconquistare dal punto di vista proprio della dignità umana. Sì, Perché peraltro ormai. proprio oggi cade la giornata mondiale contro la tortura, che è particolarmente, diciamo, in tema di quello che stiamo dicendo. C'è stata una manifestazione a Piazza Navona su questo, che era presente anche TV Radicale, e assistiamo appunto a questa tortura che peraltro esistono in Italia, ogni tanto tirano fuori dei nuovi reati per far vedere che si occupano della giustizia solo con la repressione, ovviamente. Ma non esiste il reato di tortura, quello di cui stiamo parlando sono delle vere e proprie torture.
sono delle vere e proprie torture di cui poi noi non ne siamo neanche al corrente perché non le vediamo, non sappiamo quello che effettivamente accade lì, di notte, di giorno. Quindi il dramma ormai è una tragedia, stiamo vivendo delle tragedie quotidiane, ma che riguardano l'intera democrazia. Perché noi abbiamo capito che l'amnistia è la vera riforma della giustizia, è la vera riforma per chiedere l'amnistia per la Repubblica, è la vera riforma affinché si possa ridare la legalità alla giustizia italiana e ripartire in modo legale dal punto di vista giudiziario. Quindi riprenderemo il paese facendo l'amnistia, anche perché lì non ci sono neanche finanziamenti, non ci sono finanziamenti sulla polizia, non ci sono finanziamenti sugli psicologi, non ci sono finanziamenti sugli assistenti sociali, cioè queste persone che vivono lì in queste galere sono peggio degli animali e non possiamo accettare noi nel 2011 che ancora insomma accada tutto questo sotto la luce del giorno. Ascoltami Luigi, ci sta una domanda in chat interessante che ci fa Raffs e ti volevo porre. E appunto ti chiede cosa ne pensa Luigi riguardo alla privatizzazione delle carceri. La privatizzazione delle carceri. Io sono per le privatizzazioni perché credo che le privatizzazioni dovrebbero sempre poi creare concorrenza e quindi far migliorare il pubblico. Ma io, sai, più che privatizzazioni delle carceri, ti dico che noi dobbiamo conquistare la democrazia e quindi noi dobbiamo fare in modo che le persone non vadano nelle galere. Perché se le galere aumentassero, e allora significherebbe che è aumentata anche la polizia, sono aumentati anche i delinquenti ed è aumentata l'illegalità nel nostro paese, è aumentata la disoccupazione, è aumentato un po' il maltolto, il malcostume, un po' della classica Italia di cui noi facciamo parte di questo regime da 60 anni, come dice Pannella. Per cui non so come, diciamo, interpretare questa domanda. Sì, forse Raffs puntualizza, andrebbero. dice, ma lui, puntualizza, tanto per capire, ma io non voglio pagare i carcerati. Ma io Tanto ecco. sono perfettamente d'accordo con Raff che non bisognerebbe pagare i carcerati. Ma il problema è che noi dobbiamo fare in modo che le persone non vadano in carcere. E se c'è qualcuno che sbaglia, dovrebbe essere riabilitato per poi ritornare a Ma vivere in infatti una questo poi è società. un altro bel tema, nel senso che sappiamo che sulla Costituzione c'è scritto che la detenzione dovrebbe servire per riabilitare in qualche modo il detenuto e con un procedimento, diciamo, di recupero di ciò che appunto aveva perso o che non aveva ed è assolutamente negato. Non solo. Io credo, penso da tutta questa situazione, non solo escono come sono entrati, io penso che a questo punto escano peggio di come sono entrati, cioè, perché è chiaro Esattamente. che il contatto con certe realtà peggiora l'individuo, quindi in realtà non è che è negato l'assunto costituzionale, il dettato, ma è completamente contraddetto, si fa completamente il contrario, insomma. Ma sì, perché sai, nella società in cui viviamo, un piccolo scippatore, una piccola delinquenza, diciamo comune, che può essere fatta a Napoli, dopo questo ragazzo va a finire a Poggioreale e poi a Poggioreale viene buttato, proprio io così uso questo termine, buttato, gettato dentro a una cella, in mezzo a detenuti che magari devono scontare chissà quanti anni, insomma, che quando uscirà fuori questo ragazzo dopo 3 mesi, cioè lui uscirà fuori direttamente killer, secondo me, uscirà proprio esperto in materia, quindi verrà rafforzato dal punto di vista delinquenziale, facendo quella breve vita nel carcere di Poggioreale. Questo è Per non quello che. parlare poi di chi non riesce, non esce,
termina Ma la poi propria io, vita. cioè io dico, guarda, è semplice, non è complicato fare, diciamo, uno snellimento nelle nostre carceri. Basti pensare, la legge di questo ultimo governo che noi abbiamo avuto qua, che hanno fatto la Bossi, Fini in materia di immigrazione e la Fini Giovanardi in materia di tossicodipendenti, che hanno dato la dimostrazione di come la giustizia si sia incallita sulle classi più deboli, che sono i tossicodipendenti e gli immigrati senza un permesso di soggiorno. Ma queste persone in galera, ma cosa ci fanno? Non ha senso tenerle in carcere. Non è il loro luogo, non è la loro riabilitazione, Pannella diciamo. infatti dice che essendo Fini presente in entrambi un minimo di scrupolo dovrebbe porselo. Senti, ci sollecita in chat Oana89, ci chiede e ti chiede, ma concretamente che politiche si possono attuare per intensificare la sfera riabilitativa della pena? Guarda, le pene dei metodi di pene alternative ci sono, soltanto che non vengono attuati, o pochissimi. Potrebbero essere, per esempio, quello del carcere a casa, quello del braccialetto, quello, non so, ci sono altri tipi di sistemi, sicuramente a domicilio, specialmente per i piccoli reati, perché, ripeto, non ha senso che uno con un piccolo reato va in carcere, va in mezzo a tanti delinquenti e poi quando esce fuori delinque più di prima. Non è questa la strada da percorrere. Logicamente io ritorno a ripetere che la riforma deve riguardare un'amnistia. Un'amnistia su cui io sono stato molto contento, oltre la risposta del Presidente della Repubblica Napolitano, ma anche, diciamo, di questa lettera che è arrivata dal Presidente del Senato Schifani, che sembra che voglia aprire un, diciamo, dibattito su questa in materia di detenzione. Quindi quello che interessa è sapere che i partiti politici sanno tutti che queste sono emergenze sfociate in tragedie, a cui porre rimedio ormai subito. E devo dirvi che mi sono molto emozionato dopo aver ascoltato l'intervento della senatrice Poli Bortone al Senato, che ha parlato di Pannella e di questa sua iniziativa come lotta proprio di esempio Sì, pare civile. che si sia commossa. E mi sono Sì. commosso anche io perché mi sono uscite alcune lacrime, perché veramente ha detto la verità. Ecco, la verità, quella che manca, è venuta fuori al Senato da questo intervento. Guarda, oggi se posso, diciamo, un pochino leggermente divagare, ma sempre parlando di questo argomento, oggi essendo presente per Tipo Radicale a questa manifestazione a Piazza Navona, per l'amnistia, ovviamente. E ho sentito un pochino un feedback sui presenti e ci stavano anche parecchie telecamere di altri telegiornali, eccetera. Ho sentito che sono stati critici per quanto riguarda l'iniziativa di Pannella perché dice che metteva in pericolo la propria vita ed era una cosa violenta, ok. Però io quello che mi chiedo è che guarda caso, proprio a seguito di questo tipo di iniziativa, senz'altro estrema, come Marco ci ha abituato, poi si riesce ad avere un minimo di visibilità su questi argomenti, fino anche addirittura arrivare a parlare di candidature per il senatore a vita. Quindi praticamente si conferma semplicemente il fatto che se non si fanno questo tipo di iniziative, Sì. non si parla di CEO, che ovviamente non è un vivere una lotta autoreferenziale per Marco, ma è un lottare per la vita altrui e per la dignità degli esseri umani, insomma. Quindi purtroppo è una lotta che è sempre, sempre estrema. La senatrice Poli Bortone, io tanto gli avrei voluto chiedere che queste sue lacrime sono senz'altro molto apprezzabili, ma come anche altre persone si sono sentiti coinvolti da questa, umanamente, perché umanamente anche vedere Marco Pannella in quelle condizioni è senz'altro straziante, sapendo poi anche i trascorsi cardiaci, eccetera. Però io dico che tutta questa gente, in qualche modo, eticamente, non voglio parlare di morale, eticamente per omissione è stata complice di un qualcosa perché non si sono interessati, non hanno mai parlato, non hanno mai portato all'interno di loro contenitori politici questa
questa questione di CoA, come chiama Pannella, se non adesso che vedono Pannella che sta ridotto così. Quindi insomma, ste lacrime, sì, un po' di coccodrillo, insomma, le chiamerei, ecco. Magari forse un po' cinico, però non so che ne pensi, Luigi. Beh, sì, sarà come dici tu. Comunque la cosa importante è che è stato posto in risalto, insomma, al Senato una cosa importante come questa dell'inizio di marzo, se l'erano dimenticati tutti quanti da 2 mesi, cioè ci sono dovuti passare 2 mesi per arrivare poi a cercare di far capire che in Italia la situazione è disperata, quindi bisogna intervenire. Senti, Luigi, e volevo soltanto anche, giustamente, perché è assolutamente sacrosanto, laicamente sacrosanto, parlare anche di un'altra parte della comunità penitenziaria, che sono gli agenti di custodia, che da un po' di tempo a questa parte vanno ad ingrossare le file, purtroppo, di coloro che si tolgono la vita. Ed sì, è, diciamo, non pensabile diciamo, trascurare il collegamento con delle situazioni professionali, in questo caso è molto 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 triste. Sì, e infatti insomma questo regime, in effetti, poi infischiandosene totalmente dello stato dei detenuti e delle classi deboli, se ne è infischiato altamente anche su coloro che ci lavorassero in questo carcere, in queste carceri, tra cui i poliziotti penitenziari, che c'è una buona parte di loro che lavora sotto stress, perché sono pochi. Nelle carceri ci vorrebbero molti, ma molti più poliziotti penitenziari, per cercare almeno di ridare un minimo di stabilità all'interno. Quindi loro subiscono contemporaneamente a loro volta dei maltrattamenti psicologici, degli stati d'animo che lì si trovano in una situazione interiore in cui poi arrivano addirittura anche a suicidarsi. Questo è un dato drammatico che sta accadendo, chiaramente soltanto nel nostro paese, ma perché è normale, i dati sono evidenti, sono chiari. L'Unione Europea rappresenta il 95% del sovraffollamento in tutte le carceri. L'Italia è al 154, quindi significa che ormai bisognerebbe soltanto, cioè, aprirle queste carceri e far uscire, insomma, un po' di persone e ridare un minimo di stabilità, un minimo di legalità, insomma. Che in queste condizioni non si può più, non sono soltanto i poliziotti penitenziari che stanno subendo questa situazione dal punto di vista psicologico, ma gli stessi assistenti sociali, gli stessi psicologi, che a volte, insomma, veramente anche loro hanno partecipato al digiuno. Per cui i casi sono tantissimi, noi non sappiamo nulla. Io posso raccontarvi un poco di rassegna stampa che c'è stato in questi giorni. Vai Luigi. Proprio vi leggo stamattina, la pagina di stamattina di Cronache di Napoli, che è interamente dedicata a Poggioreale, pianeta carceri. C'è la denuncia, il racconto di Nadia Piscopo, le sue condizioni di salute che non permettevano di rimanere recluso, il marito, che è l'ultimo caso di questa persona che è morto di infarto, di 51 anni, di cui sia l'associazione Antigone, attraverso pure di noi, abbiamo, insomma, fatto fare un'interrogazione parlamentare da Rita Bernardini su questo caso, perché questa persona è morta improvvisamente, però sembra che lì dentro le cose non siano chiare, non sia stato aiutato per niente. Poi c'è una bella fotografia anche di Marco Pannella, non so se riuscite a vederla qua. Vediamo un po', vedi, c'è la foto di Marco. Provo a avvicinarlo un pochino. Ecco, vedi. Travediamo qualcosa. Eccola, ecco, adesso sì, ok. Sì. Veramente impressionante. Sì, e poi c'è anche una foto della nostra associazione con lo striscione fuori al carcere di Poggioreale. Questo risale, insomma, ieri, sempre, è il Roma questo, il giornale Roma. Non so se riuscite a vedere.
Sì, adesso sì. Siamo tutti qui, insomma, questa bella manifestazione. C'è stato, diciamo, un minimo di risveglio, ecco, come dire, su questa tragedia grossa delle carceri. Noi vogliamo sperare di continuare ora. Mercoledì faremo una riunione, ripeto, da Intramenia, e lì cercheremo di rilanciare, vediamo un poco anche con le famiglie dei detenuti che tipo di rapporto possiamo intraprendere, di battaglia anche per il futuro, perché lo sappiamo che non è che finisce ora o si risolve il problema subito. E quindi, come dire, dobbiamo entrare in una fase di non distrazione. Questo è un momento importante che potrebbe essere il rilancio per la lotta per la legalità sulle carceri. Bene, ragazzi, scusate se intervengo così bruscamente, non avendo seguito, ma ripromettendomi di seguire successivamente la trasmissione su qui in Napoli, sull'Inferno di Poggioreale. Il tempo stringe, siamo andati un po' oltre. Ringraziamo Gianni Colacione innanzitutto, che ha tenuto questa conduzione insieme a Luigi Mazzotta, che si conclude qui. Se volete dire le ultime parole, incombe l'appuntamento importantissimo con Geppi Rippa, che presenterà lo speciale Quaderni Radicali Online, e quindi dobbiamo salutarci e cominciare subito il nuovo. Ciao Luigi. Ciao, arrivederci a tutti, arrivederci. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao. Perfetto, ciao, riprendiamo